83, di cui 82 con la mia famiglia e con tutte le famiglie bianconere. Oggi è un momento importante per l'inaugurazione di questa stupenda stanza che ha in questa stanza un grande passato, però anche un grande presente, un grande futuro. Il nostro mister ha contribuito a riempire questa stanza, contiamo su di lui perché continui, ma soprattutto il messaggio che volevo darvi e fa parte anche della mostra che viene inaugurata oggi, è che la Juventus è sempre stata una società di calcio che è stata aperta. Nasce nel 1897, il nome stesso è un nome che vuole valorizzare la gioventù, ha sempre sentito fortemente, fin dall'inizio, un forte senso di responsabilità. Questo senso di responsabilità noi come famiglia ce l'abbiamo da 100 anni, da quando nel 1923 abbiamo vissuto insieme, e questo senso di responsabilità è proprio nell'essere partecipa all'evoluzione del nostro paese, e questa evoluzione l'abbiamo vissuta e la potrete vedere nella mostra che inauguriamo oggi. Si basa su un impegno che c'è stato, che c'è e che ci sarà nel fare in modo che tramite lo sport e tramite quello che rappresenta, uno è convinto che questo sia di grande auspicio a poter condividere insieme gli aspetti positivi che il calcio, che la Juventus danno. Ed è per questo anche che mi fa piacere ricordare che sabato non solo abbiamo vinto il derby, ma c'è anche stato un grande entusiasmo nel nostro stadio, dove le bandiere, i tamburi e la voglia di essere presenti, di festeggiare, c'è stata, che non avveniva da prima del Covid del 2019. Tutto questo è per dire che oggi è un importante momento, uno di cui sono felice che possiamo condividere, e adesso prepariamoci per il futuro. Grazie.